Avanza secondo le risorse e i tempi prestabiliti il cantiere di Piazzale Kennedy a Rimini, il tassello centrale da quasi 160 milioni di euro del piano per la salvaguardia della balneazione. La parte pedonale del lungomare sarà libera per Pasqua. Nel 2020 più o meno, mese più mese meno, Rimini chiuderà tutti gli 11 sforatori a mare, cioè non ci sarà quella che in francese si dice la merda in mare. Su 10 di 11 sforatori ci sono lavori in corso e già alcuni sono stati chiusi. Tra agosto e settembre di quest'anno saranno realizzate le vasche di laminazione di raccolta delle acque. Entro l'estate 2019 avremo la piazza sul mare, anche il sopra sarà fatto. Le risorse sono tutte pubbliche, l'appello ora è per i privati. Dobbiamo vedere, raccolgo l'appello del presidente di Confindustria Romagna Maggioli, anche gli investimenti privati, anche le banche, il sistema del credito, perché c'è molta mossa. I tre tubi di 2 metri di diametro che stanno per essere posati fino a 1 chilometro a largo consentiranno di porre fine agli allagamenti in città anche in caso di alluvioni decennali. Gli interventi che si fanno, ma basti pensare a questi 40.000 metri cubi di accumulo, sono anche una prima risposta al tema dell'allagamento, perché aumenta la capacità di assorbimento da parte del sistema delle piogge intense. È venuta fuori anche la possibilità, con alcuni accorgimenti, di passare dalla salvaguardia dalla salvaguardia della balneazione alla salvaguardia idraulica, e questo direi che è un passo molto importante.